Qui Mattis, abilitati ragazzoli, oggi siamo tornati su Little Hope. Bene, continuiamo dove ci eravamo lasciati la volta scorsa. Tu credi alla storia di Angela? Non so che cosa abbia visto John e non mi interessa minimamente scoprirlo. Cioè, raga, ora praticamente devo stare attento a loro due perché sono rimasti solo in due da soli. Praticamente sono pochi. Invece gli altri erano in tre, quindi se erano a gruppo era meglio. Però, d'altra parte, anche è meglio che ci dividiamo. Però, certo, se era un gruppo da 3 a 3 era meglio. Però questi qua sono solo in due, che cazzo devono fare? Che cos'è stato? Niente, tranquillo. Certo che è ancora in vendita. Certo, raga, devo portare Angela con loro, però rimanevano John e Andrew da soli a quest'ora. Perché avranno chiuso la scuola? No, lascia perdere. Anche se riuscissi a scavalcare, non ti seguirei. Mai amato la scuola. Andiamo via. Di qui non si passa. Forse ho commesso un errore. Non importa. Abbiamo scelto noi di venire. Ci sarà un modo. Cioè io, raga, cerco di non farli litigare fra le persone, no, si fanno i dispetti, cercano di uccidersi oppure gettano verso il nemico, come abbiamo visto tipo in Until Dawn già. Qua, raga, abbiamo la cartina della città nell'anno 1692. Cioè, raga, io prima vado di qua perché vedo che c'è qualcosa su questo albero. Vediamo cosa che ci si può fare. Ok, vedo dei graffiti. Cioè, aspettate, raga, ma che cazzo è? Aveva tipo una specie di ragno, ma non era tipo un ragno. Una creatura a quattro zampe. Vabbè. Andiamo avanti, sicuramente lo dobbiamo affrontare più avanti nel gioco. Questa scuola almeno aveva un parco giochi. Ok, là vedo che c'è qualcosa, vediamo. Cazzo, è un disegno? Un disegno alla pietra, ma non si può prendere. Vabbè. Praticamente è una cosa inutile. Aspettate, stavo tornando indietro. Ok, qua c'è l'altalena. Boh, andiamo avanti. La bambina. Inoltre avevano trovato una ragazzina fuggire nel parco giochi. Laggiù! Ehi! Va tutto bene? Beh, gli chiedo chi è così. Chi sei? Cosa ci fai qui? Questa situazione non ha assolutamente senso. È la stessa bambina che hanno visto Angela e Andrew. Non ne ho idea. Se fossi in te non lo farei. Ascolta la ragazza, zio. Ma che cazzo fa? No, che palle. Ma che diavolo succede? Ecco, lo sapevo. Ditemi che non è vero. Siete più cauti,
stai parlando? Andatevene o lui mi troverà. Vieni fuori, Mary. So che sei qui dentro. Vi prego, lasciatemi. Potrai andare quando sarò certo che non svelerai il nostro segreto. No vabbè raga, forse questo è un pedofilo. Forse questo prete è pedofilo per quello. Portarmi rispetto e non proferire alcuna parola. No! Sarà questo il segreto. Beh raga, io intervengo. Lasciala andare, subito! Cioè che poi io raga non capisco se questa bambina è malvagia o è innocente. Che sortilegio è questo? Il gelo pervade il mio corpo. Non ho fatto nulla. I malefici sono opera di Amy. È lei in combutta con il demonio. Io l'ho vista nel bosco insieme ai suoi famigli. Sono innocente. Giungerò alla verità a qualunque costo. Adesso vieni con me. Vi ringrazio di cuore. Basta, fa silenzio. Si può sapere che cosa diavolo era? Le due bambine devono essere collegate. Non può trattarsi di un caso. Io non capisco. È meglio non restare qui. Andiamo via. Volentieri. Comunque raga, secondo me il segreto di cui parlava il sacerdote è che è un pedofilo e quindi chissà cosa gli fa quella bambina o cosa gli faceva visto che era il passato. Cioè è un po' confuso, quindi per dire il passato presente è un po' confuso. Però comunque passato, diciamo. Ok raga, abbiamo trovato un'altra fotografia, vediamo qual è la premonizione di morte. Ok raga, dobbiamo stare attenti a Angela. Questa qui era Angela. Ora ve la faccio rivedere. Per fortuna sei qui. Noi ci salveremo. Ok. Ci sarà qualcuno. Potrebbero aiutarci. Da quella parte. Ti aiuto. No! Merda! Mi dispiace. Credo che ci porterà fuori dalla città. Niente strade. Andrà da qualche parte. Non so cosa pensare. C'è a malapena un sentiero.
Doveva essere un supermercato. Io, raga, voglio esplorare tutto. Vediamo cosa c'è qua prima di andare avanti. La protesta non ha avuto successo. Ah sì, mi ricordo delle fabbriche. Quando abbiamo iniziato il gioco c'era il clone di John che faceva da padre, che parlava delle fabbriche. Comunque passiamo dal cassone da sopra. Non saprei, forse è più sicuro dal cassone. Boh, io scelgo il cassone, raga. Intanto vediamo cosa c'è qua. Che qua c'è un foglio. Qui c'è qualcosa. Cioè, raga, se volete leggerlo, stoppate il video perché io onestamente mi sacco. Che vediamo se qua giù c'è qualcosa. No, non c'è nulla. Qui è chiuso. Boh, raga, io penso di aver guardato dappertutto. Intanto vediamo la porta se si apre. Possiamo trovare un'altra via. Ma lo immaginavo che era chiusa, visto che c'era il cassone nella scala. Che cosa fai? Aiutami a spingere. Sul serio? Non c'è altro modo. Se non ho altra scelta. Vediamo se riesco ad aprirla. Ne sei sicuro? Vorresti entrare? Fammi entrare, do un'occhiata. Se è tutto tranquillo, apro la porta. Non mi piace l'idea di restare qui da sola. Cercherò di fare in fretta. Se vedi qualcosa di strano, fa un urlo. Tornerò da te. Ok, va bene. Il telefono. E perché? La torcia, dentro è buio. Fai presto, però. Sono dentro! Com'è? È sicuro? Mi sembra! Forza, svegliati! Taylor, la porta è bloccata! D'accordo, allora provo a fare il giro. Oh merda, raga, devo stare attento al mio battito cardiaco. Ok, dai. Ok, ha cambiato tasto. Ok, ce l'ho fatta, meno male. Anche se non credo ci sia qualche mostro o cosa del genere. Infatti, cazzo di senso a nascondersi se poi devo camminare così. Chi c'è? Questa finestra è sprangata! Come sei arrivata qui? Ho trovato un passaggio, sul lato. Fantastico, mi sono arrampicato per niente. Il buco nella recinzione è troppo piccolo. Ti saresti bloccato. Com'è lì?
Non ci si annoia. Ho fatto amicizia con alcuni topi. Tranquilla. Sembrano inoffensivi. Vai all'ingresso. Io ti aspetto lì. Certo. Un attimo, arrivo subito. Ehi, ho capito, sto arrivando. Raga, secondo me adesso c'è qualche jumpscare, secondo me sono sicuro, appena apro quella porta ci sarà qualche jumpscare. Che già me lo immagino, io già mi preparo il jumpscare. Eccolo, secondo me adesso arriva. Cazzo. Merda. Ve l'avevo detto, raga, io lo sapevo. Angela. Ma che cosa? La porta sul retro è chiusa. Qualcosa ti turba? Dimmi, qual è il problema? Giungeranno presto qui. Cerca di calmarti, cara. A chi ti riferisci? Girano voci su di me. Accuse molto gravi. Di quali genere di accuse parli? Della mia complicità col diavolo che pratichi la stregoneria. Chi sosterrebbe tali assurdità? Non riesco a capire. Non mi so dare una ragione. Cioè, raga, io voglio vedere cosa succede se l'affronto, vediamo. Non un passo di più. D'accordo. Ma devi spiegarmi. Come sono arrivato qui? Cioè, ma mi può vedere? E soprattutto, dove cazzo siamo? Modera il tono. Ma che cazzo? Sei al corrente delle accuse a mia moglie Amy? Ma che cazzo è questo? Sembra cazzo. John. Non ti conosco. John. Apri la porta, Joseph. All'istante. Sei diverso, che hai? Sembra che tu sia cambiato anche nel vestire. Ma che Joseph cazzo? Non apri subito, te ne pentirai. Sarebbe un intralcio alla legge. Che facciamo? Vedrò di risolvere. Hai la mia parola. Non facciamoli entrare. Reverendo Carver, sceriffo. Ho qui un mandato ufficiale per l'arresto di Amy. Mia moglie è una donna innocente. Qualcuno l'ha sentita parlare a una favella oscura. Chi muove accuse a mia moglie? Mary. A condannarla è soltanto la parola di una bambina. Consegnati spontaneamente allo sceriffo, fallo per il tuo bene. Verrò anch'io con lei. Non intendo lasciarla sola. Questo comportamento non gioverebbe a tua moglie. Abbi fede nella giustizia. Non aver timore. Vedrò di risolvere questo impiccio. Beh, raga, praticamente hanno arrestato Amy, che sarebbe il clone di Angela, perché l'ho accusata quella bambina là che tutti conosciamo, Mary. Ecco perché l'hanno arrestata, ma comunque non è vero, almeno credo. Dov'eri finito? Sembri agitato, cos'hai? Hai avuto un'altra visione? È stato diverso. Potevano vedermi e sentirmi. Però non ci giurerei. Erano molto spaventati. C'è qualcos'altro? Ho visto che portavano via una donna. In arresto. Era stata accusata di stregoneria. La bambina inquietante ha fatto il nome di Amy al sacerdote. È per questo che l'hanno arrestata. Quella donna, Amy, è finita in un bel guaio, quindi... È sbagliato. Invece di uscire da questo posto dimenticato da Dio, siamo finiti di nuovo in centro. No, vabbè, raga. È quel coso a quattro zampe o è quello della palude? Merda. Sono nella merda loro due. Perché sono da soli. Cioè, devo stare attentissimo allora adesso.
Vediamo se mi muoiono. Cosa ne pensi? Diamo un'occhiata. Vediamo cosa c'è. Perfetto. Quando gli altri usciranno dal bosco, noi saremo già discretamente lontani da Little Hope. Questo postaccio fa ancora più schifo della città. Che cosa c'è? C'è qualcosa di familiare in questo posto. Hai un passato da criminale di cui vuoi parlarci? Passavi con il rosso? I commissariati di provincia sono tutti uguali. Beh raga, il video può finire qui. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate. E noi ci vediamo al prossimo video. Deve pure esserci un telefono da qualche parte. Non sperate di trovare qualcosa. Qui è una tomba, come Little Hope del resto.